Allora, siamo con Gatto e Rizzo dell'Olimpica a commentare questa bellissima vittoria per 1-2 proprio all'ultimo minuto sul difficile campo di Legino dove gioca in casa la Spotornese. Si è vista però un'ottima Olimpica nel corso dei 90 minuti che probabilmente ha anche meritato questa vittoria. Un commento. Ah, sì, sapevamo che era una partita molto difficile, l'abbiamo preparata in settimana, abbiamo lavorato per arrivare oggi al meglio. La Spotornese è un'ottima squadra, ottimi giocatori, però siamo venuti qua a giocarcela, sapendo anche che comunque la classifica non ci fa onore, quindi ti dico, secondo me è stata una bella partita, giocata, meritata, la vittoria è meritata, e dobbiamo solo continuare così, guardare partita per partita e cercare di fare sempre meglio, Benissimo, Christian. D'accordissimo, però per adesso ti dico che abbiamo macinato secondo me pochi punti rispetto a quello che meritavamo. Sapevamo che oggi era veramente ostico, perché comunque sul torneo in casa, poi nella realtà eravamo incontrati, avevamo fatto penso la peggior partita, quindi comunque ci tenevamo ancora un motivo in più per far vedere di che pasta siamo. Vittoria meritata che secondo me va bene così, ci portiamo 3 punti a casa, claro. Effettivamente, come dicevo prima al vostro DS e poi al vostro mister, avete giocato fuori sul campo della quarta in classifica e siete stati più che alla pari di questa squadra. Anzi, probabilmente per lunghi tratti si è vista anche qualcosina in più da parte vostra. Sì, ma noi oggettivamente le individualità ce l'abbiamo, siamo una buona squadra e purtroppo abbiamo raccolto forse meno rispetto a quello che abbiamo seminato durante l'anno, però come dicevo prima non vorrei essere ripetitivo, ma da oggi comunque noi iniziamo un altro campionato, naturalmente il primo obiettivo è quello di levarci ai playout e salvarci, poi tutto quello che verrà dopo ben venga, tutto conquistato, ecco. Assolutamente sì.